l'idea di Shine non nasce da me, ma nasce di un incontro che ho avuto con Daniele Cipriani, che parlandomi di un gruppo che si chiama Pink Floyd Legend e della sua amica Gilda Petronelli, che ne è l'organizzatrice e produttrice, è nato questa osmosi, questo legame. E allora io, che ho la stessa età di Pink Floyd, e i Pink Floyd sono dentro di me da quando loro sono nati, per me un racconto della mia vita. La mia prima esperienza con i Pink Floyd était en 1974, ieri, quasi, con una coreografia di Roland Petit e con i Pink Floyd dietro da noi. Était veramente un'esperienza favolosa. Poi, stranamente, ho incontrato Michel Haneke, che, senza fare apposta, ha sostituito nel mio cuore Roland Petit. E grazie a lui mi permette di tornare 45 anni più tardi a ballare su ancora la musica dei Pink Floyd. Vorrei dire quasi che ho iniziato la mia carriera con i Pink Floyd e forse grazie a Misha va a chiudere la carriera con i Pink Floyd. Il percorso prima di tutto della mia vita e il modo di cui lavorare con i ballerini, li chiamiamo ballerini, ma per me non sono ballerini, sono esseri danzanti, sono il prolungamento di un'idea, un mondo che è quello dei Pink Floyd che noi mettiamo in scena. Ma sicuramente la nostra originalità che, insomma, che mettiamo in pratica da 20 anni e da 6-7 con questo gruppo è proprio quella di avere una band che ripropone Pink Floyd in maniera fedele negli arrangiamenti, nei costumi, sicuramente nelle scenografie e nella riproposizione di spettacoli a tema che hanno segnato, insomma, la storia di questa band planetaria. La nostra collaborazione con i danzatori in questo spettacolo parte da questa meravigliosa sinergia con Misha Haneke, che è un regista e coreografo di fama mondiale che ha ideato questo spettacolo. Per immergermi appieno all'interno di questo spettacolo sicuramente c'è stato un ascolto al di fuori della sala danza, quindi per capire bene cosa le parole dei Pink Floyd volessero intendere, volessero trasmettere, per così poi tramutare quelle loro parole in movimento. La danza è un canto che si vede, ma che non si sente. E il canto è una danza che si sente, ma che non si vede. E l'uno e l'altro sono in una fusione, così permette all'essere di esprimere se stesso.